Allora, nell'ultima conferenza stampa il premier Mario Draghi ha parlato degli enormi stimoli fiscali degli Stati Uniti rispetto ai pochi spiccioli che hanno ricevuto le imprese italiane dal governo. L'amministrazione Biden infatti pochi giorni fa ha approntato un piano da 1.900 miliardi di dollari per aiutare l'economia americana. Uno stimolo fiscale che arriva dopo altri piani ben consistenti messi in campo dall'amministrazione di Donald Trump. Sentiamo cosa ha detto Draghi. L'esempio americano vale o non vale? Comunque le cifre americane sono molto più grandi delle nostre. Dico vale o non vale perché loro non hanno tutti quegli stabilizzatori sociali, quel sistema di benessere sociale che abbiamo noi. Quindi uno dovrebbe aggiungere, fare i conti, si arriva a una conclusione dove si vede che ancora le cifre americane sono più grandi delle nostre, ma non di così tanto come appare ora. Ecco, ho l'impressione occorra fare di più. Allora, la prima cosa da dire e che va riconosciuta è che Draghi non si è giustificato con la solita bufala del non possiamo spendere perché abbiamo un debito pubblico troppo alto. Come fanno i soliti cazzari di cui abbiamo già parlato in altri video, dai politici ai giornalisti agli economisti. Meno male, meno male. Questa è una nota positiva. Arriviamo invece alla nota negativa, che riguarda proprio il confronto che fa Draghi. Cioè Draghi dice che negli USA, siccome non hanno ammortizzatori sociali o quasi rispetto a noi in Italia, i loro aiuti sono stati ben più consistenti e poi giustamente riconosce che bisogna fare di più qui in Italia. Comunque questa giustificazione è piuttosto debole, nel senso che il governo italiano doveva spendere molto 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 di più, e la dimostrazione di questo è il confronto che possiamo fare sul reddito personale disponibile tra appunto Italia e Stati Uniti. Qui vediamo l'Italia, dove è chiara quella V così accentuata nei primi mesi della pandemia. E comunque alla fine della V, come vediamo, il reddito non torna ai livelli pre-pandemia. Per la cronaca, in questo grafico ci fermiamo agli ultimi dati disponibili, che sono quelli del terzo trimestre 2020. Guardiamo invece che cosa è successo negli Stati Uniti, in questo caso quando Trump era al comando, e comunque il trend è sempre quello anche oggi. Qui vediamo una V molto meno marcata, una V piccola piccola, e subito un balzo che ha abbondantemente superato il reddito pre-Covid. Quindi va bene che gli USA non hanno i nostri ammortizzatori sociali, anche se negli ultimi anni siamo tutt'altro che migliorati in questo senso, anzi in alcuni casi siamo andati indietro, ma loro almeno, ma gli americani almeno hanno più soldi in tasca rispetto a prima, noi no, e questo fa una grossa differenza sia in termini chiaramente pratici sia in termini di fiducia che abbiamo nei confronti del nostro governo. Infatti è necessario spendere molto molto di più. Draghi l'ha detto. Draghi vedremo se sarà all'altezza o se si arrenderà ai soliti cazzari del debito pubblico. Noi vigiliamo.